E allora eccoci qua. Buonasera a tutti i nostri spettatori che ci seguono ormai da tante puntate, siamo alla cinquantesima giù di lì. Continuiamo con il nostro, diciamo, dialogo onesto con i protagonisti. Poi onesto è un aggettivo che si declina e viene interpretato in tanti modi, però insomma la nostra tradizione è lì nella memoria, si può andare a consultare e vedere che cosa intendiamo. Stasera abbiamo con noi il dottor Guido Salerno Aletta, un personaggio noto, perché intanto è l'editorialista di Milano Finanza e Teleborsa. Poi si occupa di economia, poi si occupa di storia, poi insomma chi lo conosce sa che è stato direttore generale della Fondazione Ugo Bordoni e anche vice segretario generale di Palazzo Chigi e altre cose. Buonasera, come va? Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Allora, il nostro titolo è, abbiamo visto, il Grande Reset. In queste ore, in questi giorni, la parola Grande Reset, The Great Reset, sta circolando dovunque, tutti se ne occupano, ognuno ne dà un'interpretazione di massima, ci mancherebbe altro, però noi vorremmo capire attraverso lei che cosa si intende in questo caso per grande reset e come cambierà la vita a noi e a tanti altri, essendo un fatto di natura planetaria. La cosa nasce in maniera molto chiara con una iniziativa del World Economic Forum. Praticamente è l'organizzazione che gestisce Davos tutti gli anni. Esce fuori a maggio questa iniziativa che viene poi presentata dalla direttrice del Fondo Monetario Internazionale, la Georgieva, e io vorrei leggere ai nostri spettatori, anzi ai vostri spettatori, spero che possano diventare anche i miei, le parole esatte con cui viene illustrata questa iniziativa in conclusione. Ottimo. Ed è to build new social contract that honors the dignity of every human being. In pratica dice, vogliamo costruire un nuovo contratto sociale che onori la dignità di ogni essere umano. E fin qui sono belle parole. No, 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 attenzione, attenzione, perché il contratto sociale ha un valore fondamentale nella storia, nella filosofia. Perché con Hobbes il Leviatano e poi anche con Locke che fa del contratto sociale il punto fondamentale della sua posizione politica e filosofica, noi abbiamo creato quello che viene definito da questi stessi autori il Dio umano, che sia un sovrano, ovvero un'assemblea. Ora, cosa succede? Che questo Leviatano che cos'è? È, diciamo, il passaggio da una società di natura in cui l'uomo è lupo all'altro uomo, per cui tutto è basato sulla forza di ciascuno, e quindi una società basata sulla sopraffazione. Secondo questi filosofi inglesi, noi invece passiamo a uno stato di civiltà in cui c'è un accordo, sulla base di questo contratto sociale, si rinuncia ad alcune libertà per avere altre garanzie. E gli stati o i sovrani o comunque queste assemblee rappresentative degli uomini sono i garanti di queste garanzie, sono i garanti di questi diritti. Ora, cosa succede? Che la cosa stupefacente è che sia questa associazione economica di magnati che propone un nuovo patto sociale. La cosa sbalordisce perché bisogna capire che cosa cediamo e quale garanzia abbiamo e per fare qualcosa. La cosa straordinaria è che
In questo periodo non solo c'è questa emergenza sanitaria, ma addirittura il Papa, Papa Francesco, ha firmato il giorno prima della celebrazione di San Francesco ad Assisi questa enciclica che si intitola Fratelli Tutti. Cioè praticamente noi ci troviamo di fronte ad una emergenza sanitaria e poi ad una proposta in cui per un verso dal punto di vista economico ci si dice che dobbiamo fare un nuovo patto sociale e dall'altra parte addirittura un Papa che supera tutte quante le convenzioni precedenti e dice fratelli tutti. Cominciamo, non so se questo può essere un approccio un po' concreto alla proposta del World Economic Forum. Praticamente ci dicono noi dobbiamo cambiare le regole, dobbiamo cambiare i nostri rapporti sociali e politici, naturalmente partendo dall'economia, perché questo è il ruolo del World Economic Forum, e dobbiamo farlo con due obiettivi. Il primo obiettivo è quello della green economy, il secondo obiettivo è quello della smart economy. Uno, due e tre. Quindi da una parte la green economy, dall'altra parte la smart economy, e convergono tutti quanti verso uno sviluppo sostenibile e quindi verso questo nuovo patto sociale. Cioè che questi siano, come dire, i facitori del mondo se lo attribuiscono da soli. Io un po' ho cercato di riflettere su queste ambizioni di questi uomini che mi sembrano un poco spropositate. Allora, che cosa c'è dietro la green economy? Dietro la green economy non ci sono le batterie per le automobili elettriche, non c'è l'idrogeno, che servono per fare soldini e soldoni, buttare da una parte la vecchia economia basata sul petrolio, sul carbone, e andare verso nuovi modelli per fare soldi e pagare 60.000 euro una macchina che prima ne costava magari 10.000 o 15.000. Dietro la green economy c'è una costruzione filosofica che è quella del postumanesimo. Perché questo... Scusi, lei con postumanesimo intende anche transumanesimo? Sono due cose completamente diverse. Bene. Allora, parliamo dell'umanesimo. Che cos'è l'umanesimo? Non è un caso che è proprio dopo la peste, una peste che divora l'Europa e che decima la popolazione europea, che c'è questo rinvigorimento della civiltà che porta all'umanesimo. Quindi è l'uomo che è al centro dell'universo, l'uomo che è il facitore, l'uomo che è il centro di tutto l'universo. Questo umanesimo del 400 arriva fino al 700 e arriva all'illuminismo. Quindi liberarsi definitivamente con la ragione, con i lumi della ragione, da tutte quelle che sono le asperità e i condizionamenti del Medioevo. Quindi noi arriviamo nel Settecento con il secolo dei lumi, con Kant che dice che finalmente gli uomini si possono sbarazzare, attenzione, sbarazzare della religione come strumento di guida delle coscienze e dei popoli. Bene. Tutto questo quindi enfatizza la posizione dell'uomo e fa dell'uomo e della ragione dell'uomo il centro, però, motore della umanità. Mi perdoni, mi viene in mente però che questa definizione di uomo in realtà non è un po' vaga, no? Perché dire che l'uomo è al centro non ci chiarisce quali siano questi uomini che sono al centro. Cioè c'è al centro una figura antropomorfa, c'è un uomo e magari anche una donna, poi c'è un gruppo sociale, poi ci stanno
delle strutture di potere sempre fatte da uomini che dice, insomma, al centro ci sta chi c'ha il potere alla fine. Bravissimo, bravissimo. Allora, il punto è che se noi consideriamo l'uomo come genere umano, tralasciamo quello che è stata poi la fondamentale analisi di Marx e poi di Braudel sulla, diciamo, sull'effettiva relazione che c'è fra gli uomini come meccanismi di potere. Quindi l'interpretazione dell'uomo al centro non è altro che, secondo i marxisti, un'interpretazione materialistica del processo storico, un rapporto fra classi sociali dominanti e classi sociali dominate. Vabbè, e questo qua, mi perdoni, è molto interessante riassumerlo, però riusciamo un attimo a dirci a Davos, no? Che tipo di uomini ci sono che Allora, si noi arrogano questa facoltà di allora, essere più al centro di altri? non c'è dubbio che Marx già sosteneva che la classe dominante che crea anche le idee dominanti, e a Davos non c'è altro che la rappresentazione della classe dominante. Per tornare all'umanesimo e al postumanesimo, che cosa succede? Che l'umanesimo porta al centro l'uomo. Il postumanesimo ritiene che l'uomo in realtà sia vittima di un forte egoismo nei confronti della natura, non solo nei confronti degli animali, naturalmente, ma nei confronti soprattutto degli altri uomini, e quindi bisogna superare questi egoismi, egoismi nei confronti della natura, per cui noi approfittiamo di questo creato per dilapidare le risorse. E siamo egoisti nei confronti degli altri uomini, per cui c'è un uomo che prevale sull'altro. Quindi nel postumanesimo bisogna superare queste forme di egoismi, intanto nei confronti della natura e naturalmente nei confronti degli altri uomini, per andare ad una forma di mistica in cui gli uomini sono tutti quanti fratelli. Ecco come noi già cominciamo ad entrare e avvicinarci a questo sviluppo nell'equità. Quindi che cos'è la green economy? Però un attimo, io mi dispiace, io sono sempre costretto a riportarla a Davos e a questo Great Reset. A me, per quello che conosco, quelli che vanno a Davos, a me non mi sembra che loro siano mossi da un'idea di fraternità, cioè non mi sembra che loro vogliano superare l'egoismo, l'individualismo, cioè mi sembra che il cuore, il motore della loro vicenda storica sia esaltare questo e andare magari a fare delle proposte. Questo nuovo contratto in realtà ci viene proposto da un chi, da un soggetto che insomma è un po' preoccupante o sbaglio? Allora, non c'è dubbio che questa elite economica e finanziaria non è più in grado di gestire i processi di crescita economica perché ormai le crisi finanziarie ed economiche sono la regolarità. Noi ci troviamo di fronte a un sistema globale che è fondato su squilibri e questi squilibri non sono più sostenibili. Non è sostenibile un'America che è il compratore di ultima istanza, non è sostenibile un'America che paga in dollari ma è indebitata nei confronti di tutto il resto del paese per 18 trilioni di dollari, non è immaginabile che ci sia una Cina con 1.400 milioni di persone che abbia lo stesso livello, le stesse tipologie di consumi che hanno i popoli occidentali. Quindi il reset dal punto di vista della sostenibilità economica e ambientale dipende dal fatto che la Cina non può continuare a crescere secondo i parametri occidentali. Quindi questo è un D'altra aspetto del parte, reset, dice lei. quindi c'è un problema di equilibri globali che non sono solamente quelli relativi al riscaldamento dell'atmosfera, non sono relativi soltanto all'emissione di CO2, ma sono proprio come limiti allo sviluppo. Quindi
c'è una insostenibilità di questo modello di sviluppo occidentale basato sui consumi che deve essere messo a freno. Quindi, ma lei pensa ancora che il modello di sviluppo sia basato sui consumi oppure è basato sulla produzione di valore di scambio nelle borse? Cerco di tradurre. Allora, cioè, noi pensavamo che ci fosse la produzione, pensavamo, c'è stato, no? Nel dopo Bretton Woods, nel dopo Seconda Guerra Mondiale, diciamo che si produceva, era ancora nella terza rivoluzione industriale, si consumava e c'era il capitalismo. Poi si è inventato il turbocapitalismo finanziario che sostituisce la produzione, diciamo, il bipolo produzione, al bipolo produzione-consumo sostituisce un altro fatto, cioè produce valore di scambio a iosa nelle borse come se fosse un reattore nucleare impazzito o come se fosse un reattore nucleare ben oliato e bombardato di secondo me, è la dimensione digitale che lo consente, ma insomma produce un valore di scambio per cui l'economia reale diventa una cosa minore quasi, mentre mentre i conti della finanza diventano tali da poter comprare governi, da poter comprare qualsiasi cosa. Non c'è dubbio che noi siamo, diciamo, a un ribaltamento dei rapporti di forza fra l'economia reale e il mondo della finanza. Questo è assolutamente indubitabile. Il punto è che mentre noi siamo tendenzialmente in grado di controllare le economie reali, il mondo della finanza non è più controllabile. Quindi chi lo regge in piedi sono le banche centrali attraverso le manovre di immissione di liquidità e di tassi di interesse. Non è un caso che mentre tutte le economie mondiali a causa di questa crisi sanitaria hanno una diminuzione del PIL dell'ordine dell'8-10%, qualche caso anche superiore, le borse continuano a crescere. Quindi è chiaro che il sistema finanziario è un sistema di scommesse, è un sistema in cui si celebra ogni giorno una sorta di grande lotteria in cui si compra e si vende qualsiasi valore di qualsiasi, in qualsiasi posto e di qualsiasi tempo, perché possiamo comprare il petrolio che verrà estratto fra non so quanti anni, come pure il raccolto di cotone di non so se della prossima o di 3 o di 4 stagioni a venire. Quindi il mondo della finanza è completamente scollegato rispetto al mondo dell'economia reale. E questo mondo della finanza è un mondo sempre instabile che deve essere tenuto in condizioni almeno di stabilità, perché in questo mondo c'è tutta la ricchezza che noi abbiamo accumulato. Quindi il primo pensiero non è quello della crescita economica, ma quello della stabilità dei sistemi finanziari. Da parte di quelli di Davos. Certo, ma dall'altra parte noi abbiamo un tema che è quello della sostenibilità dei processi di sviluppo economico, perché evidentemente noi non possiamo immaginare che, e il mio pensiero va direttamente alla Cina, che i cinesi possono avere un livello di consumi come quello che hanno i paesi più sviluppati dell'Occidente. Una macchina per ogni cinese non è ammissibile. Mentre noi in Italia abbiamo un livello di motorizzazione che ha già insomma diverse decine di anni e che praticamente rende congestionate le nostre città, ma ormai ci siamo abituati, in Cina non è possibile avere 1.300.000.000 di D'accordo, di adesso questo con la Cina poi mi permetta, poi lo vediamo magari con maggiore calma, mi perdoni, però per tornare un attimo a Davos e al Grande Reset. Quelli di Davos, diciamo genericamente così, quando dicono grande reset, intendono anche risettare la finanza? No, non intendono risettare la finanza. Allora, cioè, vorrebbero risettare tutto meno che la finanza. Allora, l'obiettivo è quello di, per un verso, diciamo, avere, loro proiettano quello che è stata la presenza di Greta Thunberg, una presenza incombente per 2 anni, ma che non riusciva
a cambiare il paradigma, adesso lo cambiano approfittando dell'emergenza sanitaria. Quindi la green economy che cos'è? È un freno ai processi di sviluppo che non sono sostenibili dal punto di vista sociale ed economico e naturalmente ancora di più dal punto di vista finanziario. Quindi bisogna bloccare la crescita economica perché la crescita economica non è compatibile con le risorse del pianeta. E quindi questo poi significa quello che dice qualcuno, non mi ricordo chi l'ha detto, 800 milioni di disoccupati. Allora, il tema dell'occupazione è un tema diverso perché tutte le crisi che noi abbiamo avuto anche nel Novecento hanno portato a una riduzione dell'orario di lavoro. Il senatore Agnelli, Giovanni Agnelli, il nonno di Giovanni Agnelli che noi abbiamo conosciuto come presidente della Fiat, era una persona che aveva avuto un dibattito molto forte con il governatore della Banca d'Italia proprio sul tema della riduzione dell'orario di lavoro quando ci sono delle innovazioni tecnologiche. Cosa diceva Giovanni Agnelli? Giovanni Agnelli diceva: noi dobbiamo ridurre l'orario di lavoro perché noi possiamo produrre la stessa quantità di merce con lo stesso salario lavorando di meno. Ma noi eravamo però nella terza rivoluzione industriale, adesso in questa nuova rivoluzione. Allora, noi quello che abbiamo visto nel corso di un intero secolo è stata la riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, che è stato portato dalle 12 ore alle 8 ore proprio in coincidenza con la crisi del 29 e con la creazione della settimana corta. Quindi la settimana corta con il cosiddetto sabato inglese, che cos'era? Era l'inutilità di mettere le persone a lavorare quando ormai dal punto di vista della produttività bastava lavorare una giornata in meno e 8 ore anziché 12. L'aumento della produttività dal punto di vista tecnologico ci consentirebbe di lavorare sicuramente 5 giorni se non 4 e di ridurre la durata della settimana lavorativa. Non è un caso che in Francia la settimana lavorativa di 35 ore non ha portato nessuna diminuzione dal punto di vista della produttività, ma anzi un miglioramento delle condizioni sociali, tant'è che mentre in Italia noi abbiamo un tema di denatalità, in Francia non solo attraverso l'assistenza sociale ma attraverso la riduzione dell'orario settimanale di lavoro c'è una natalità assolutamente soddisfacente. Quindi uno dei temi della disoccupazione è quella della riduzione dell'orario di lavoro, non quello della intensificazione privilegiando e premiando l'orario straordinario. Ma mi perdoni, però queste sono cose che più o meno conosciamo, sappiamo, alcune ci soddisfano, altre di meno, i sindacati stanno lì col cacciavite in mano a cercare di stringere tutta questa impianto che riguarda il lavoro, il costo del lavoro e così via. Però qua ci sono delle cassandre che sono anche insomma famose, adesso i nomi poi sono tanti, che dicono: nel nuovo assetto con il reset, va bene, proprio perché ormai lo sviluppo o la crescita, poi dovremo anche distinguere tra crescita e sviluppo, si fonda sulla produzione di valore di scambio, molto lavoro di base nell'economia reale verrà a mancare, ma noi gli diamo il reddito di cittadinanza e sistemiamo le cose. Cioè qua si sta dicendo che su 7 miliardi di persone non tutti sono potenzialmente occupabili, cioè molti se ne possono stare a casa con il reddito di cittadinanza. E questo mi sembra, è una domanda, secondo lei questo è un aspetto del reset? Allora, non c'è dubbio che l'aumento della produttività, il fatto che le macchine non solo hanno sostituito storicamente la forza lavoro della meccanica, quindi l'attività industriale, ma soprattutto si sono sviluppate dal punto di vista della capacità dell'elaborazione della memoria e quindi hanno tolto di mezzo gran parte del lavoro impiegatizio, non c'è dubbio che c'è meno bisogno di manodopera.
Il problema è che se noi viviamo in un assetto mercantilistico per cui si compete sulla base dei costi di produzione, noi non facciamo altro che abbassare i salari, competere quindi intensificando il lavoro umano e cacciando le persone dal punto di vista della produzione. Quindi abbiamo una competizione che si basa sulla contrazione dei costi di produzione. Abbiamo l'espulsione della manodopera dai processi produttivi per via dell'aumento della produttività industriale e abbiamo quindi un mondo in cui molti lavorano tanto ad un prezzo, ad un salario sempre più basso e tante più persone che stanno a spasso ma devono essere mantenute dalle poche che lavorano a condizioni molto più pesanti e a salari sempre più bassi. Questa è la contraddizione. Le chiedevo una valutazione di questa tendenza in atto. Che cosa ne pensa? Il punto è che noi competiamo comprimendo i salari. E lei giustifica. Comprimiamo i salari e cerchiamo di recuperare la produttività incrementando la quantità di macchine che sono a disposizione nei processi produttivi e quindi non c'è dubbio che mantenendo inalterati, se non intensificando i processi di utilizzo della manodopera, noi ci troviamo di fronte a una sempre maggiore quantità di persone che sono disoccupate. Ma la tua valutazione di questo fenomeno qual è? Allora, intanto non c'è dubbio che la prima cosa dovrebbe essere, come è stato fatto qua in Francia dai tempi di Jospin, quella della riduzione degli orari di lavoro. Noi lo stiamo vedendo addirittura nel lockdown che si lavora da casa, ci sono delle condizioni, eppure diciamo in molti casi, parlo di alcuni casi del terziario avanzato, soprattutto dal punto di vista della consulenza, servizi bancari e assicurativi, probabilmente non se ne sta accorgendo nessuno. Quindi la prima cosa dovrebbe essere quella di deintensificare la settimana lavorativa e la giornata lavorativa. E questo darebbe una migliore qualità della vita a tutti quanti. Ma questo farà parte del grande reset? No, al contrario. No, il grande reset è quello che sta succedendo in America. Perché in America, dietro Biden, che cosa c'è? C'è un'alleanza del grande... Allora, apriamo questo capitolo. Che cosa c'è dietro Biden? Che cosa c'è dietro? Allora, è un grande capitolo. Il grande reset che cosa dice? Noi non siamo più in grado di gestire questo processo di crescita economica e quindi dobbiamo dare un freno e dobbiamo creare questa green economy che vuol dire risparmiare sulle risorse. Dall'altra parte che cosa c'è? C'è un sistema finanziario, un sistema di grandi corporation che ha bisogno di tacitare il dissenso e quindi in America che cosa c'è? C'è un accordo fra il grande capitale, le grandi corporation da una parte e poi la massa di disoccupati purtroppo sono anche dal punto di vista etnico, in gran parte degli immigrati che vengono magari dai paesi dell'America centrale, ci sono molti negri, no? E allora l'accordo è statevi zitti, noi vi daremo i soldi, vi daremo l'Obamacare, vi daremo un po' di soldini, l'importante è che voi ci aiutate, no, in questa operazione per cacciare Trump. Trump voleva una redistribuzione non del reddito ma del lavoro. Cioè il punto è che nel mondo non può esserci la Cina che produce per tutti quanti e poi gli americani che consumano per tutti quanti e consumano a debito. Quindi da una parte ci sono paesi che diventano ricchi perché hanno credito nei confronti di altri paesi come l'America che sono dei paesi che consumano e quindi rendono possibile la produzione di altri, ma consumano a debito. Bisogna andare non a una redistribuzione dei redditi, ma a una redistribuzione della produzione e del lavoro. Non ci può essere chi produce per tutti e chi consuma per tutti.
Quindi questa però... è la grande differenza fra l'opzione di Trump. Trump dice, signori, non potete produrre voi e noi non facciamo altro che consumare a debito, mentre voi vi arricchite. Ci deve essere un processo di riequilibrio. Questo processo di riequilibrio non può essere fondato solamente sulla tassazione e sulle elemosine, sulle mance, sull'assistenza sociale, ma deve essere basata su un riequilibrio della produzione mondiale in tutti i paesi. Questo è il senso delle due politiche. Ho capito. Adesso io non è che voglio entrare nel dibattito cosa pensa che succederà, se Trump riuscirà a portare in Corte Suprema o no, a meno che non le interessa questo... No, io vorrei continuare sul discorso di Davos. Quindi abbiamo detto, Davos sono filo cinesi, nel senso che devono aiutare anche la Cina a bloccare dei processi di sviluppo. Quindi questi processi di sviluppo devono essere bloccati nell'Occidente e devono essere bloccati in via generale, proprio perché non è più immaginabile avere, come dire, un uso di risorse tali da propagare in tutto il mondo i modelli occidentali. E quindi questo è il grande freno che ci viene imposto con la green economy. Dall'altra parte c'è il discorso della smart economy. Quindi da una parte dobbiamo superare l'egoismo dell'uomo nei confronti della natura e nei confronti degli altri uomini con questo sfruttamento, dall'altra parte dobbiamo avere questa smart economy che non è altro che il superamento delle limitazioni dell'uomo. Che cos'è l'uomo se non capacità di elaborazione, memoria e conoscenza? Tutta questa capacità dell'uomo, che è una capacità di adattamento anche all'ambiente, è comunque limitata. Quindi c'è la tendenza ad aiutare l'uomo a resistere ai cambiamenti, c'è una tendenza a far sì che l'uomo sia capace di sopravvivere in un ambiente ostile, e la tecnologia e la scienza non fanno altro che aiutare l'uomo in questa sfida perenne. Che cos'è quindi la smart economy? La smart economy è un modo attraverso cui la tecnologia supera le limitazioni dell'uomo e sostituisce l'uomo. Però io mi dispiace, perché poi qua mi arriva una cosa che dice: non lo devi interrompere. Io non vorrei interromperla, però vorrei chiarire queste affermazioni, che sono tutte quante importanti. La tecnologia è il che cosa? E sulla tecnologia ci si può essere anche d'accordo. Il problema è il quando, il come, il perché pure è chiaro, ma qua c'è un chi che non è chiaro. Perché chi dovrebbe gestire questa tecnologia ha dei ghigni satanici, perché non si preoccupa degli effetti del 5G, non si preoccupa dell'eventuale, diciamo, debordare dell'intelligenza artificiale nei sistemi di controllo, non si preoccupa di raccogliere dati a IOSA come gli pare a lui per farci quello che crede. Quindi noi continuiamo a oscillare tra il sostegno a un che cosa, che è la quarta rivoluzione industriale, che in qualche modo è anche accettabile, ma qua bisogna mettere in discussione, a mio avviso, però la giro a lei la domanda, il chi sta mandando avanti la faccenda. Perché nel frattempo le altre grandi assemblee, l'ONU che fa, il G20 che fa, cioè è possibile che il motore del futuro debba essere un gruppo di finanzieri? Ma non c'è dubbio che il mondo è portato avanti dagli interessi, che sono interessi industriali e interessi finanziari. E questi, la capacità della tecnologia di svilupparsi, di moltiplicare la forza dell'uomo attraverso la memoria, attraverso la capacità di elaborazione che sono nei computer e che sono appunto, perché ormai tutti i nostri beni sono in rete, e le fotografie sono in rete, i nostri dati sono in rete, la rete è attraverso, quindi il collegamento dei computer e delle reti ha fatto sì che la gran parte delle attività umane e delle caratteristiche umane, che sono appunto
la conoscenza, l'elaborazione e la memoria risiedono fuori dall'uomo. E c'è questa tendenza del transumanesimo, che è quello di aumentare le capacità dell'uomo attraverso la tecnologia, quindi manipolando la vita, manipolando le cellule, creando non solo l'allungamento della vita, ma manipolando la vita stessa attraverso tutta una serie di tecniche genetiche, che è appunto il superamento delle limitazioni dell'uomo. Quindi mentre noi avevamo un darwinismo che era un darwinismo, se vogliamo, naturale, quindi una selezione naturale degli uomini con la loro capacità di adattamento e di sopravvivenza, adesso abbiamo la tecnologia e la scienza che creano una capacità attraverso questa manipolazione dell'uomo per fare diventare l'uomo sempre più potente, fino a trasferire l'uomo fuori dallo stesso corpo dell'uomo. A trasferire quanti uomini? Tutto. Allora, l'uomo si trasferisce fuori dall'uomo. Ma che cosa significa? 7 miliardi di umani si trasferiranno, diventeranno superuomini. Io credo che questo porti ad una gerarchizzazione estrema. Allora, l'uomo deperisce nelle sue capacità, perché non serve più avere dei medici che sono in grado di fare delle diagnosi, perché le diagnosi si fanno attraverso gli esami clinici. Quindi è inutile avere degli uomini che studiano per 5, 6, 7, 10 anni la medicina, perché ci sono delle macchine che sono in grado, intubando una persona e mettendola in una sorta di sistema di verifica di come funziona il suo corpo, di dare tutte le risposte, delle risposte dal punto di vista non solo della diagnosi, ma anche della prognosi e di quelle che sono le terapie. Quindi gli uomini, non c'è bisogno di avere degli ingegneri capaci di fare i calcoli, perché i calcoli li fa direttamente nel laboratorio. Quindi non c'è bisogno di ingegneri, non c'è bisogno di direttori di banca, perché basta entrare in un sistema dove esistono tutti i dati relativi a quell'azienda oppure a quella persona, per capire se la persona è affidabile o non affidabile e quali sono le capacità operative e di gestione di quell'azienda. Quindi l'uomo viene spogliato, perché sono le macchine che sostituiscono l'uomo. Quindi che cos'è la smart economy? La smart economy è un passaggio in cui gli uomini si svuotano di capacità e le macchine assumono la capacità appunto di conoscenza, di elaborazione di memoria. Il passaggio con il 5G è un passaggio epocale, perché mentre oggi o fino ad oggi erano gli uomini che alzavano la cornetta del telefono quando c'era il telefono fisso, o comunque usavano il cellulare per chiamare un'altra persona, o accendevano il computer per collegarsi a un host, per avere delle notizie, e quindi c'era l'uomo che interrogava un altro uomo o interrogava una macchina. Con il 5G noi entriamo nel sistema in cui l'internet è delle cose, e sarà la macchina a interrogare altre macchine, sarà la macchina a interrogare gli uomini, sarà la macchina a interrogare la realtà. Quindi la capacità di conoscenza, la capacità di elaborazione, la capacità di gestione sarà tutta delle macchine. E una volta che viene cristallizzato quell'ordine, non sarà più possibile cambiare le conseguenze. Quindi se noi avremo programmato una macchina per dire che con un certo tasso di glicemia si è più o meno malati, con un certo tasso di pressione del sangue arterioso o meno si è più o meno malati, noi avremo un mondo che risponderà a questi criteri, che una volta che sono stabiliti non verranno mai cambiati e saremo tutti malati o sani per definizione. Questo è quello che sta per cambiare. Aletta, però io ritorno ancora sempre, sono cocciuto. Questo è il che cosa, ma questa è una descrizione che secondo alcuni analisti, e io mi annovero tra di loro, si definisce la distopia. Cioè questo è uno scenario che a molti umani
che sono un pezzo di questa definizione generale dell'uomo, lascia perplessi, perché questo che lei ha questa scena che lei ha descritto in Progress, che purtroppo magari è assolutamente realista, cioè non c'è nessuno che potrà fare in modo di rallentare questo processo o di modificarlo, perché questo è il grande reset, è il passaggio dal darwinismo, dall'evoluzione naturale, o poi non so, bisognerebbe mettere in mezzo anche il discorso dei padri creatori, ma questo non so se può far parte di questa serata. Ma comunque il passaggio da un uomo che ha una struttura naturale, dei rapporti naturali, tradizionali, della storia che noi conosciamo, ad un mondo che è fantascientifico. E questo mondo da chi è governato? È governato da un branco dei guerrafondai e da gente molto aggressiva. Allora io torno a dire, ma lei è d'accordo su questo reset? Ma vede, lei, allora, noi dobbiamo distinguere i giudizi di fatto dai giudizi di valore. Questo è vero, È la prima cosa. Allora, lo dico a lei che è sociologo. Allora, la prima cosa, noi dobbiamo riuscire a capire a che cosa sta succedendo. Quindi noi ci troviamo di fronte a una crisi che viene usata a fini economici, a fini politici, a fini finanziari. Viene usata per portarci in un altro mondo. Questo altro mondo è fatto da uomini che non hanno più i diritti precedenti, non hanno più quindi i diritti di proprietà, i diritti di libertà. Perché è importante questo momento dal punto di vista istituzionale? Allora, ci sono molti, molti costituzionalisti, miei ex colleghi, che dicono che noi ci troviamo di fronte diciamo, a sovrani perché sono coloro che decidono nel momento dell'eccezione. Noi ci troviamo di fronte a governi che riescono a bloccare l'attività economica, l'attività sociale, l'attività umana, no? Perché non ci si può riunire in più di 6 persone, non ci si può riunire se non si è membri della stessa famiglia, non ci si può spostare da una parte all'altra, non si può svolgere un'attività. Tutte cose che sono contrarie ai diritti di libertà che noi abbiamo conquistato per secoli. Che cosa vuol dire quindi? Che noi ci troviamo di fronte a una rivoluzione che toglie dei diritti di libertà che erano stati conquistati in certi contesti. Siccome oggi prevale diciamo, la biopolitica, prevale la tutela della vita in quanto tale rispetto al contenuto della vita, che è esplicazione delle proprie capacità e dei propri desideri e dei propri egoismi. Quindi, se noi dobbiamo superare un mondo in cui il diritto di libertà, il diritto di proprietà, l'iniziativa economica sono fondamentali e lo Stato li deve garantire, e invece lo Stato garantisce solamente la vita in quanto tale, allora la proprietà, la libertà di movimento, la libertà di circolazione, la libertà economica, sono tutti dei diritti o delle libertà recessive. Quindi noi stiamo andando verso un assetto nazistoide, un assetto in cui il popolo è il vaso di Dio e quindi il potere dello Stato è quello di conservare questo popolo e conservarlo per il futuro in nome del passato. E questo diritto, diciamo, del popolo ad essere considerato invulnerabile, questo popolo che viene divinizzato, no? È un popolo che poi è spogliato di libertà, perché ciò che può fare questo popolo lo decide solamente il governo. Ma non è solamente il governo italiano, sono tutti i governi mondiali che si stanno arrogando questa libertà e questa spropositata capacità di decidere i nostri destini. Io le faccio una domanda. Lei a me, grazie. Mentre tutti si sono divisi sulla campagna elettorale americana, in cui 350 milioni di persone saranno governate o dall'uno o dall'altro dei contendenti in questa contesa elettorale, nessuno si è preoccupato di capire che cosa sta succedendo, che cosa è successo in Cina,
dove l'assemblea del Partito Comunista Cinese ha deciso che cosa farà la Cina nei prossimi 5 anni, approvando un piano quinquennale. Allora, mentre noi abbiamo un sistema in cui c'è una rappresentanza politica, c'è un sistema di libertà politiche più o meno diciamo validamente esprimibili, che è quello il sistema americano, e noi vediamo che la cartina degli Stati Uniti si colora di rosso, di blu, a seconda che vincano o prevalgano nelle diverse contee, nei diversi stati, i democratici piuttosto che i repubblicani, di tutto quello che succede in Cina, e sono 1.400.000.000 di persone, non si sa che cosa ha deciso questa assemblea del Partito Comunista, non c'è nessuna opposizione, non c'è nessuno che abbia votato e nessuno, soprattutto dei media occidentali, che abbia riportato che cosa farà la Cina nei prossimi 5 anni. Perché questo? Perché accade questo? Perché noi abbiamo dei sistemi in cui esiste una libertà che noi ci siamo trovati, parlo di me, perché è stata conquistata in secoli di lotte contro i sovrani assoluti, contro il feudalesimo, e ci sono dei sistemi in cui il sistema socialista con caratteristiche cinesi non può essere messo in discussione. Non esiste rappresentanza politica se non all'interno del Partito Comunista, e dove si entra per cooptazione, si procede per cooptazione e tutto è coperto dal segreto. Che spiegazione si dà a tutto questo? Nessuna. Tanto bisognerebbe vedere che cosa c'hanno in testa i corrispondenti che stanno in Cina. E poi bisogna vedere quanto spazio viene loro concesso per informare. Io ho fatto il giornalista per tanti anni alla RAI e una delle questioni era proprio quella. Quanto spazio gli diamo a questi che ci raccontano dalla Cina? Non si sa, perché poi ma gli interessa la Cina? Noi avevamo una rubrica sulla Cina, però abbiamo dovuto faticare tantissimo. E in ogni caso poi è vero, perché lei tra le righe dice: ma c'è un ammiccamento da parte di una certa parte dell'intelligenza, da parte di una certa parte di coloro i quali sono chiamati a dare una visione del futuro, c'è un ammiccamento nei confronti dei cinesi. È vero, sì, c'è un ammiccamento. Perché c'è l'ammiccamento è un altro discorso, perché purtroppo c'è una da un'altra parte nel mondo dell'intelligenza e della visione del futuro, c'è un forte contrasto all'impero americano, qualsiasi cosa essa faccia. Per cui il nemico, l'antagonista dell'impero americano diventa per qualcuno il salvatore, e quindi si chiude un occhio. Questa è la mia risposta. Poi adesso... Ma vuole che le do la mia idea? Prego, ci manchi. Ma la verità. Com'è? È che l'unico mondo in cui si potrà ancora per qualche anno continuare a vendere, con tutte le limitazioni che abbiamo detto della crescita della green economy, è proprio la Cina. Cioè, gli americani, no, le grandi corporation, anche le industrie tedesche, se non vendono in Cina, a chi vendono? Perché in Italia di Porsche non se ne vendono più. Perché non c'è un altro aspetto. In America non si vendono più automobili di un certo tipo, perché non ci sono più le carte di credito a go-go e non ci sono più i leasing dati con leggerezza, e quindi non si fanno più né mutui subprime, né carte di credito senza che ci siano garanzie, e quindi tutti stanno andando a cercare il mercato cinese, perché il mercato cinese sperano che sia l'unico che continuerà a crescere per i prossimi 15 e 20 anni, e lo fanno i tedeschi, lo fanno naturalmente gli stessi americani, ma soprattutto l'interesse americano nei confronti della Cina è il risparmio dei cinesi. Come l'interesse nei confronti dell'Italia non è perché gli italiani si comprano le automobili, ma perché c'hanno ancora
chi più che meno un piccolo conto in banca. 4-5 trilioni, quei 4-5 trilioni. Quindi l'obiettivo della grande finanza americana, come anche della grande finanza inglese, è quello di gestire il risparmio dei cinesi, che per almeno 20 anni hanno dovuto sgobbare per vendere a basso costo tutta una serie di prodotti in Occidente. E quindi è quello il mercato a cui loro tengono, quindi bisogna tenersi buoni i cinesi, non tanto perché devono lavorare per noi, ma perché bisogna andargli a prendere i soldi in banca. Ecco, e qui entriamo in un'altra zona molto, molto importante a mio avviso, cioè il futuro non è più l'orientamento dei consumi, non è più la gestione dei consumi, ma è la gestione dei risparmi dei popoli. E questo però non, ecco, questo poi non viene quasi mai detto. Tant'è che i gestori planetari del risparmio, cioè i tre grandi giganti, Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, cioè i mutual funds, quelli che raccolgono fino a 25 trilioni di dollari, fondano il loro potere sul risparmio e la sollecitazione a risparmiate e poi dateceli a noi che li investiamo nelle borse è a livelli estremi oramai. Quindi lei che ne dice, va chiarito, c'è un passaggio dopo l'interesse e questo in qualche modo fa considerare la Cina come il salvadanaio del futuro. Allora, quello che lei dice mi trovo totalmente d'accordo. Qual è il punto vero e cruciale? Che noi abbiamo, diciamo, una visione del ciclo vitale. Cosa vuol dire avere una visione del ciclo vitale dal punto di vista economico? Vuol dire che c'è un periodo della vita in cui si lavora, si accumula in vista del futuro, e c'è un periodo della vita in cui si smette di lavorare e si usa il risparmio. Cosa succede? Che l'Occidente è in una fase non solo di denatalità e di decrescita, quindi non ci sono delle coorti di giovani generazioni che producono, accumulano risparmio, ma ci troviamo di fronte ad una popolazione che invecchiando questo risparmio lo assorbe, con il problema dei sistemi previdenziali. Dov'è che noi abbiamo ancora grande capacità di accumulazione? Ce l'abbiamo in Cina, nei paesi che crescono. Quindi l'interesse è a prendere il risparmio dove si forma e dove è possibile andarlo a raccogliere. Ecco qual è il grande interesse e perché, no, alla Cina non bisogna fargli la guerra. Non solo perché è un paese che continuerà per un certo numero di decenni a crescere e ad aumentare i consumi, ma perché, essendo un paese ancora relativamente giovane, è un paese che accumula risparmio e quindi è là che bisogna andare a raccogliere e a drenare risorse. A questo proposito io vorrei inserire un'informazione che mi è stata data oggi pomeriggio da un broker italiano, da verificare, però sembrerebbe che quelle cose che gli cinesi prendono i cellulari e ci mettono l'ultima application, non mi ricordo se è stato WeBank oppure se fa parte del nuovo gioco della criptovaluta degli yuan digitali, ma comunque i cinesi qualche giorno prima delle elezioni americane sono stati autorizzati a investire su Nasdaq con una application e sembra che improvvisamente 500 milioni di cinesi abbiano fatto acquisti su Nasdaq, tant'è che Nasdaq è aumentato del 10% in una settimana. Quindi questo confermerebbe tutto quello che ci allora non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte alla necessità di avere del denaro che affluisce alle borse. Dice noi, però mi perdoni se la interrompo, sì. Questo pronome è un po' abusato, no? Non c'è dubbio che il vertice del pianeta, i timonieri del pianeta è... Allora, le borse si reggono sulla liquidità e sull'afflusso di capitali. Qual è il paradigma, la differenza colossale che c'è fra la City di Londra e Wall Street
è che la City di Londra è un sistema di banche d'affari che creano condizioni di investimento nelle imprese, condizioni di indebitamento delle imprese, quindi è un sistema che assorbe del denaro e impiega il denaro, ma la borsa di Londra è inesistente. Che cos'è invece Wall Street? Wall Street è il luogo dove ci si quota o dove si quota nuovamente un'azienda che è già quotata in un altro paese, perché è il luogo dove affluisce denaro da tutto il mondo, ma a Wall Street non si fanno investimenti, non ci sono le banche d'affari a Wall Street, o Wall Street non è il sistema delle banche d'affari inglesi che impiegano il denaro, è un sistema di mercati finanziari di quotazione di asset. Quindi ci sono asset azionari, asset obbligazionari, ci sono futures, ci sono tutta una serie, diciamo, di strumenti finanziari a cui, affluendo il denaro, viene attribuito quotidianamente un valore. Quindi più denaro arriva, più è probabile che il volume complessivo dei valori quotati aumenti. Quindi qual è l'interesse di Wall Street? Assorbire il risparmio degli altri paesi. Assolutamente. Vent'anni fa gli analisti di Nasdaq uscirono con una promozione in cui dicevano esattamente quello di cui stiamo discutendo adesso. Loro facevano una proiezione e dicevano: sia in Occidente che in alcuni paesi orientali la quantità di risparmi sarà tale che dovranno essere convogliati da qualche parte, per cui predisponiamoci ad accoglierli. 20 anni fa, mi ricordo. Allora, quando fu creato il Nasdaq, fu creato apposta proprio per segmentare il vecchio mercato, quindi la old economy dalla new economy. La new economy doveva avere delle prospettive di crescita diverse e, avendo un indice a parte, poteva crescere più velocemente proprio perché non era zavorrato dalla old economy. Non è un caso che è scoppiata la bolla del Nasdaq e non è scoppiata la bolla di Wall Street, proprio perché il Nasdaq aveva segregato tutta una serie di imprese che scontavano crescite e valori che poi non si sono realizzati. Quindi è il modo con cui noi creiamo i mercati e creiamo gli indici che hanno spostato, in questo caso, perché si sono spostati i risparmi cinesi sul Nasdaq? Perché evidentemente tutto questo discorso della smart economy e soprattutto quelle che sono le tendenze dei governi a far lavorare da casa, a far studiare da casa, a far vivere da casa, non fa altro che aumentare le prospettive di vendita e di crescita di tutte le piattaforme. Perché oggi di piattaforme di videoconferenza, prima ce n'era una sola, adesso ne stanno uscendo tantissime, proprio perché è un mercato che cresce. Il nuovo fenomeno, il fenomeno di questi mesi, si chiama Zoom, che è quello che stiamo utilizzando. Che mi sembra, come dire, molto, molto efficiente. E certo, il quale è entrato a Nasdaq in IPO, Initial Public Offering, cioè il giorno che è entrato alla quotazione, mi sembra che stava a $60, e questo è successo un anno fa. Oggi sta a 500. È un fenomeno impressionante e non smette di crescere. E quindi questo ovviamente... Questo cambia anche quello che secondo me era il paradigma della tradizione, cioè la gente i propri risparmi li utilizzava nell'economia reale, ci comprava il bar, li dava al figlio per aiutarlo a farsi lo studio di architettura, di ingegneria, ci comprava la casetta, oppure si inventava un'attività qualsiasi, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi però i problemi dovuti alla fiscalizzazione sui territori, diciamo, delle democrazie cosiddette liberali, i problemi dovuti ai rapporti di lavoro con i dipendenti, tutto ti fanno pensare meno che investire nell'economia reale, cioè sei proprio costretto a portare i soldi nelle borse. Allora, non c'è dubbio, questo lo ha scritto in un'intervista
rilasciata di recente anche dal presidente della Consob italiano Paolo Savona. E lui dice che effettivamente c'è un tema cruciale, che è la parità di trattamento fiscale, se non un favore, per gli investimenti finanziari rispetto agli investimenti nell'economia reale. Allora, non c'è dubbio che avere a che fare con tutta una serie di impostazioni di bilancio, avere a che fare con i dipendenti, avere a che fare con i medici fiscali e così via, e piuttosto che mettersi davanti a un computer e cercare di guadagnare un po' di soldini, è più facile, è più conveniente, anche dal punto di vista appunto della fiscalità, mettersi davanti a un computer e cercare di vincere in questa lotteria. Di partecipare al sogno, al sogno che è un po' delirante talvolta, al sogno del profitto facile, no? Ma sì, ma è fatta apposta. Scusi, se un gestore guadagna, adesso dico una cifra a caso, guadagna il 2% di quello che è, diciamo, la somma raccolta, che vada bene o non vada bene, è chiaro che lui farà di tutto per raccogliere del risparmio che va in certe direzioni. E per andare invece a portare un po' di profitti in un'attività commerciale, probabilmente ci vogliono più risorse, c'è più difficoltà. Non c'è dubbio che tutto è stato, diciamo, orientato per favorire la raccolta dei capitali su questi mercati. Quando lei dice è stato orientato, immaginiamo che ci siano dei lobbisti, degli uomini che parlano con i responsabili dei governi affinché venga facilitato l'investimento in borsa piuttosto che l'investimento nell'economia reale? Non è una domanda, questa andrebbe scolpito sul frontone del Tempio di Delfi. Che vogliamo fare? È probabile che sia così. Ma certo! Chiaro! Io però volevo dire una cosa. Allora, noi pensiamo che la speculazione finanziaria sia una cosa di oggi. Non è vero. La speculazione finanziaria è una cosa che ha secoli. E quello che è successo in Inghilterra con appunto le Indie orientali, quello che è successo in Olanda. Allora, attenzione, che noi pensiamo che il potere e lo strapotere della finanza sia una cosa di oggi. In realtà il potere e lo strapotere della finanza è una cosa che ha diversi secoli di esperienza. Quindi non è un potere così nuovo e così facile da maneggiare. Le fortune degli imperi dipendono dai finanziatori. Ma in Italia poi purtroppo questo tipo di cultura è particolarmente in ombra. Cioè, non so se lei ha notato, noi in Italia abbiamo alcuni umani, diciamo, che si occupano di finanza, i quali sono tutti conformisti, quasi tutti conformisti, ma la percentuale di critici è inesistente, cioè non è che c'è una voce critica che spiega quali sono, diciamo, in termini di critica sociale, di critica antropologica, di critica filosofica, se vuole, come bisognerebbe approcciare ad una finanza etica, ad una finanza che sia veramente la finanza, quella idealizzata, no? Quella che serve poi a sostenere l'economia reale. Allora, questo è esattamente quello che dice Paolo Savona. La finanza sana è quella che serve a trovare le risorse affinché l'economia reale abbia ciò che serve per poter procedere. La finanza speculativa è il modo per far affluire il denaro sui mercati, dove non si crea un ulteriore valore per l'economia reale, ma si crea in un gioco di specchi, proprio perché c'è il flusso di liquidità, maggior valore. Ora io vorrei, come dire, ritornare addirittura, non dico alla storia, ma alla storia romana. Noi abbiamo, come dire, la finanza viene dai feneratores, che erano appunto i finanziatori,
ed erano coloro che raccoglievano i capitali per fare queste missioni con le navi che andavano a prendere derrate alimentari e merci in giro per il mondo. La finanza e appunto le regole che venivano date a Roma per la finanza erano completamente diverse rispetto a quelle che erano date per il mutuo civile. Cioè, se uno prestava del denaro al comandante di una nave, appunto era un finanziatore, un feneratore, e la nave andava a picco, lui non aveva diritto assolutamente a nulla. Quindi non poteva. Poi hanno inventato le assicurazioni. Attenzione, ma cosa succede? Invece chi non restituiva il mutuo civile poteva essere portato in ceppi. Quindi c'era grande rischio e grande libertà nel settore della finanza, c'erano invece molti limiti e molti più controlli per quanto riguarda l'attività dei singoli cittadini. Noi invece abbiamo eliminato questa distinzione fra regole per la finanza e regole per la civile convivenza e quindi abbiamo favorito il drenaggio di risorse verso un settore che è appunto quello della finanza speculativa rispetto a quello che è l'alimentazione dell'economia reale. Allora, gentile dottor Guido Aletta, noi potremmo continuare a parlare, probabilmente non succederebbe nulla, però se non altro ci dobbiamo dire che 1:10 è passata. Quindi diciamo che da menu noi siamo un po' over, poi dipende da noi. Vogliamo continuare, vogliamo salutarci, ci vogliamo aggiornare, non lo so, lei dice. Io non so quanti spettatori hanno avuto, come dire, la pazienza e spero l'interesse. Ma guardi, seguire. Questo è un dato che noi possiamo in qualche modo sapere dalla nostra regia. Regia, ci dici per cortesia come sta andando questo dialogo onesto con i protagonisti? Lui è il protagonista. Ottimo, abbiamo raggiunto quasi le 8.500 persone. Addirittura. Eh sì, non sembra, ma nel digitale succedono cose simpatiche. Sì, la verità è che un giornale per vendere 8.000 copie deve pedalare parecchio. E non solo, ma anche uno che ne vende 200.000, un articolo non è detto che venga letto 2.000 o 8.000 volte, né tantomeno il tempo di attenzione supera i 3, i 4, i 5, il tempo di lettura. Qua noi abbiamo gente che ci segue anche da 40 minuti in continuazione. Beh, questo come vuol dire che siete riusciti a trovare una platea di persone interessate a dei problemi che non sono, diciamo, di immediata vendibilità o di immediata fruibilità, perché stasera con lei abbiamo parlato di Davos e delle prospettive di questo grande reset, che vuol dire cambiare i paradigmi dei rapporti degli uomini fra di loro, quindi rinunciare. Cos'è questo nuovo patto sociale? Vuol dire smettetela di pensare che voi siete liberi di fare quello che volete. Ah, ecco. Smettetela di pensare che... Ma il tema di questi giorni è che i governi cambiano loro stessi le regole ogni settimana. Prima si contavano in una certa maniera, poi si conteggiano i casi di contagio in un'altra maniera, poi prima si parla delle ore 18, poi delle 22. Cioè, questo dimostra la assoluta sovranità dei governi con l'obiettivo di salvaguardare la vita e di spogliare completamente la popolazione di tutto il resto dei diritti. E questa è la grande spoliazione di cui ci troviamo. Quindi il tema della rappresentanza, il tema dei diritti, il tema delle garanzie, che è stato fondamentale per due secoli, viene annullato perché c'è la salvaguardia della vita. Quindi la salvaguardia della vita ci spoglia di questi diritti e ci spoglia di queste garanzie nei confronti dei governi. Il passaggio verso le nuove tecnologie ci spoglia di competenze perché sono inutili. È inutile avere
dei medici che hanno studiato per 20 anni, perché tanto il computer e la macchina fanno da sole tutte le verifiche, tutte le analisi, e quindi avere tutti questi medici è del tutto inutile. Quindi abbiamo la spoliazione dei cittadini dal punto di vista delle libertà e delle garanzie, la spoliazione degli uomini nelle loro capacità, perché tanto ci sono le macchine che fanno e fanno tutto per noi. Senta, dottore, allora concludiamo con una domanda, che è una domanda di quelle che naturalmente rispondere è, insomma, trasformarsi un po' nel mago Merlino, però è interessante sempre farla la domanda. Lei ritiene che ci siano delle forze in campo in questo momento di natura politica, sociale, religiosa, galattica, che possano, diciamo, riequilibrare questa brutta, insomma, questa pressione che ci porterà in un'area dove, insomma, l'umanità sarà un po' scomoda? Lei pensa, secondo me molto scomoda, ecco, lei pensa che ci siano delle forze in campo alle quali ci si può... Ma non c'è dubbio che sì. Ma non c'è per esempio... Sì. Ma io le dico una cosa, nessuno... glielo dico questo perché ne ho l'assoluta convinzione. Nessuno sa dire per quale motivo noi abbiamo avuto la rivoluzione americana del 776 e la rivoluzione francese del 789. Ma nessuno scrive sui libri di storia. Nessuno dice, ma sì, perché loro c'erano il problema nei confronti della Gran Bretagna, e gli altri c'erano i problemi che c'era il re di Francia, e qual era la verità? Abbiamo avuto, come dire, sconvolto a fine Settecento un intero mondo, e il motivo era uno solo, che l'Inghilterra e la Francia avevano fatto debiti per poter finanziare la guerra dei 7 anni. L'Inghilterra si rivaleva sulla colonia americana, mettendo dei dazi, imponendo agli americani di non commerciare se non attraverso le compagnie inglesi, e gli americani hanno fatto il Tea Party, hanno cominciato a buttare tutte queste merci che arrivavano nei porti americani in acqua, e avevano detto no taxation without representation. Quindi una rivolta che è dovuta al fatto che c'erano debiti. Che cos'è la rivoluzione francese? A un certo punto il re si chiama un banchiere svizzero, Necker, e questo banchiere, no, viene a mettere ordine nelle finanze francesi, chiede al re di convocare gli stati generali perché bisogna pagare. E che cosa c'è stata? La riunione della palla corda, a un certo punto il terzo stato ha fatto, ragazzi, non è che noi paghiamo per tutti, perché i nobili non volevano pagare, il clero non voleva pagare, devono pagare solamente, come dire, il terzo stato, che era praticamente la borghesia. Allora noi abbiamo avuto due rivoluzioni per non voler pagare i debiti. Questi stati in questi mesi si stanno indebitando come se non ci fosse un domani, non solo in Italia, ma anche in Germania, ma anche in America, dappertutto, e questi debiti dovranno essere pagati. E l'illusione è che quando saremo chiamati a pagare, la gente pagherà e tacerà. Non è vero, perché la storia ci insegna che quando ci sono queste procedure per cui interi popoli vengono chiamati a pagare, non pagano, perché i tedeschi non hanno mai pagato i debiti della prima e non hanno pagato neanche i debiti della seconda guerra mondiale. Questa è la verità. Sì, questo è in grandissima parte vero. Ma lei quindi immagina che la rivolta nascerà per motivi... Ma perché oggi stanno tutti zitti o fanno finta di stare tutti zitti? No, perché... non tutti, no. Qualcuno si agita, però sono minoranze. Perché i governi dicono ti diamo il ristoro 1, il ristoro bis, il bonus monopattino, il bonus facciate, stanno prendendo in giro l'umanità con tutta una serie di balle.
ma quando poi ci sarà, e poi le banche centrali stanno mettendo denaro, il denaro non costa niente, quando poi sarà ben stesa questa rete e verrà tirata indietro, cosa dovranno fare gli stati? Le patrimoniali, si dovranno prendere tutti i nostri risparmi, questo c'è dietro. Questo c'è... E voi pensate che veramente la gente, come dire, sarà zitta e dice sì, effettivamente abbiamo avuto 3 mesi di cassa integrazione, abbiamo avuto il bonus, non so, di per il babysitter e così via? Del tutto improbabile. Quindi lei ritiene che oltre al sovrano di vertice, il popolo sovrano prima o poi... Ma non c'è dubbio, ma la storia è questa, la storia è questa. Bene, questa io, per noi è una visione, diciamo, che ci conforta, perché noi siamo... Hanno fatto tanti... due rivoluzioni, hanno fatto due... appena li hanno chiamati, no, per pagare i costi di queste guerre, si sono rivoltati tutti quanti, i tedeschi, no? Non ho mai pagato. È vero, questo apre un capitolo gigantesco. Magari ci incontriamo in un'altra serata, ne discutiamo. E per il momento credo siamo arrivati. Grazie infinite. Grazie. Io spero di aver soddisfatto anche, diciamo, le sue aspettative. Noi sicuramente ci riteniamo molto soddisfatti, le siamo grati. E il nostro pubblico ci ha seguito come sempre con affetto e simpatia. Oggi è domenica, vediamo domani che cosa fanno i mercati. Vediamo i mercati che cosa fanno. Secondo lei, domani, brevemente, Nasdaq sale o scende? Guardi, le posso dire una cosa? Sono un pessimo trader. Non è il mio mestiere. Va bene, d'accordo. Va bene, buonasera, grazie, buonanotte, buona serata, buon lockdown, buon coprifuoco, arrivederci. Io vi saluto e abbandono il campo.